La Juventus, una vittoria che vale un primato. 26 punti nel girone di andata, nessuna squadra finora li aveva totalizzati. Contro il Perugia, chiuso in difesa, i campioni d'Italia hanno faticato ad imporsi. Qualche incertezza fra i centrocampisti, compensata dall'estro di Damiani e dagli spunti di alto livello con cui Causio ha festeggiato la sua 150esima partita in maglia bianconera ed il suo 27esimo compleanno. Al quinto scende Nappi, raccoglie il pallone Tardelli, che serve involontariamente a Groppi, ma il tiro è alto. La porta di Zoff comunque corre pochi pericoli. La Juventus attacca in continuazione con gioco più pratico che spettacolare. Su cross di Damiani, intervento di testa di Berni e pallone per Tardelli. Marconcini para senza trattenere e blocca successivamente sui piedi della corrente Bettega. Al 41esimo, su tiro di Causio, Vannini intercetta il pallone con un braccio in area di rigore. I bianconeri, come in una precedente occasione, per fallo su Anastasi in area, invocano invano la massima punizione. L'inizio della ripresa vede ancora l'attacco la Juventus che passa in vantaggio al quarto d'ora. È forse la più bella azione dell'incontro. Il bravissimo Causio avanza alla grande e crossa per Damiani che è prontissimo ad insaccare di testa. È la quarta rete di testa delle cinque finora realizzate dalla veloce ala bianconera. Il Perugia, incassato il gol, reagisce e dimostra di essere in grado, con un gioco più aperto, di far correre qualche rischio alla capolista. Curi scende sulla destra, effettua un traversone per Vannini che colpisce il palo. Zoff interviene e blocca. Alla mezz'ora, su passaggio di Novellino, tira di testa Berni, ma il montante respinge per la seconda volta. Dopo lo scampato pericolo, la Juventus tenta ancora la via del gol. È Damiani, con un tiro alto al volo, a chiudere la serie delle azioni offensive bianconere. 1-0, vittoria di misura ma meritata.